Quando l'eccellenza si fonde con i risultati, il successo è garantito. Frutto di un sapiente mix di aggressività, intelligenza tattica e fame di vittorie. Il collante, il cuore del gioco, è sempre al centro, a testa alta, con qualità diverse, creando i giusti spazi da occupare, da aggredire, da attaccare. Il motore italiano del diavolo di Sacchi ha diviso i compiti e unito le sue forze con i volti di Carlo Ancelotti e Roberto Donadoni. E Italo Galbiati a racchiudere in breve quello che il Milan vedrà di Donadoni. Un report con parole chiave. Classe, dribbling, personalità, tappe bruciate nonostante la giovane età. Nel 1986 non ci sono più dubbi. Via la maglia dell'Atalanta, addosso i colori rossoneri. Una prima stagione sotto la guida di Lidl e Capello, poi la definitiva consacrazione al servizio di Arrigo Sacchi. Il mister di Fusignano lo apprezza e vuole affiancargli un elemento di ulteriore esperienza. Il prescelto è Carlo Ancelotti, da Roma. Un calciatore dal valore indiscutibile, ma minato nel suo percorso da infortuni severi. Un direttore ideale per l'orchestra Milan, prelevato all'ultima piega di mercato, che si allena anche con la primavera pur di entrare a pieno nei meccanismi rossoneri. Credo che non è importante correre, ma correre bene, perché tante volte magari si corre e la palla non si prende mai. Incominciano a funzionare certi meccanismi nella squadra, per cui le cose che si fanno volentieri per il bene dei compagni. L'iniziale 4-4-2 li vede sui due vertici centrali del rombo. Ancelotti davanti alla difesa a fornire aiuto in fase di costruzione. Donadoni, rifinitore, a disegnare calcio. Una squadra corta e stretta, dove la zona pura si dipana in meccanismi collaudati. Con l'idea di correre in avanti, di pressare forte, di tenere altissima la linea del fuorigioco. Coralità. Soluzioni che passano dai piedi dei due interni di centrocampo, mettendo come primo riferimento la palla e non l'avversario. Il calcio totale richiede intensità e generosità, magari a scapito di qualche sigillo in più. Ma il 13 settembre 1987 a Pisa è proprio Roberto Donadoni ad aprire le danze con il primo gol in campionato dell'era Sacchi. È un Milan bello che vola sull'entusiasmo olandese, che si poggia sulle solide colonne italiane, perfette nel faticare, nel pedalare duro per i compagni e nel sapersi adattare. Alla vigilia della gara di ritorno di Coppa dei Campioni contro il Real Madrid, l'infortunio di Evani costringe Sacchi a modificare il suo giocattolo e Ancelotti a spostarsi di ruolo e aprire una delle goleade più fragorose e rumorose della storia del diavolo. Avviata da Carlo, inframmezzata dai tre tulipani e chiusa da Roberto per il 5-0 finale, un punto esclamativo nel cammino verso la Coppa dalle grandi orecchie. Le stagioni insieme saranno 5, con un trofeo dietro l'altro, da Pisa a Tokyo, incrociando le armi e vincendo in Italia, in Europa e nel mondo. Gli infortuni continueranno a tormentare Carlo, con Sacchi e Capello che lo gestiranno sapientemente per usufruirne il più possibile, fino alla passerella conclusiva di Foggia. Ma è l'ultima in casa a San Siro nel maggio 1992 contro il Verona a chiudere perfettamente il ciclo, entrato dopo l'ora di gioco a segno con una doppietta. Credo che nessuno potesse neanche lontanamente immaginare un finale del genere. Tutto sommato io credo di essere stato fortunato. Il
Il ciclo di Donadoni sarà più lungo, collezionando altri successi prima dell'avventura americana e del ritorno per il sesto scudetto personale nel 1999. 12 stagioni, quasi 400 presenze assolute, numeri da record che lo collocano di diritto tra i grandi della storia rossonera, guadagnando anche tanti gettoni azzurri con l'Italia, che Donadoni allenerà diversi anni più tardi a coronamento del bagaglio tecnico-tattico dimostrato in campo e in panchina. Sono cose che fanno piacere, sono contento. Il ciclo mio è continuo, al di là di Donadoni, questo è poco ma sicuro. Io un pezzettino di mio ce l'ho messo. Menti troppo illuminate per non scalare quel gradino, per non trasformarsi in guide per nuovi emergenti talenti. Nel 2001 Carletto decide di tornare ad essere profeta nella patria rossonera e lo fa nell'unico modo che conosce, vincendo. Ale, 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 Milan, ale, forza lotta, vincerai, non ti lasceremo. Altri 8 anni di Milan, altre 2 Champions League da lucidare in una bacheca da sogno, tornando ad incrociare Roberto sui campi della Serie A, come ai vecchi tempi, con amicizia, con rispetto e con un passato in rossonero indelebile.